3 stagioni, 29 gare e ne manca solo una. Siamo una squadra e l'obiettivo è sempre lo stesso, portare a casa il mondiale. Ma se nelle altre due stagioni non ci siamo andati nemmeno tanto vicini, stavolta è diverso. Non ci sono gerarchie, semplicemente gioco di squadra e oggi la possibilità è doppia, vincere il mondiale piloti e il costruttori. Siamo in vantaggio, Mazze è primo in classifica con 12 punti di vantaggio sulle due Red Bull. Nessun altro può insidiargli il mondiale. Se gli sta davanti, ha vinto. Se io vinco e arriva sesto, ha vinto. Se loro non finiscono la gara, ha vinto. Per una volta sono gli altri che rincorrono. Stagione 3, episodio 10. Benvenuti a Jeddah. Buonasera ingegnere. Avvocato, buonasera. Tra parentesi, io direi che stasera c'è una mise, lei non lo vede, ma visto che qui c'è la temperatura più o meno della scissione dell'atomo, c'è manca solo una macchina di sugo praticamente. Ovviamente è una cosa che si confà nel gran galà dell'ultima. Andiamo diretti vestiti così ai festeggiamenti praticamente. Andiamo a vedere la classifica, avvocato. Okay. Allora, ci abbiamo primo l'ingegnere, 127 punti, sì. Si sta per vincere il campionato, sappiamo tutti che vince. Ambro Carmen, avvocato, famma fa... Allora, comunque sono in una buona posizione. Non so se primo, buona posizione. Allora, ricapitolando, perché io ho fatto i compiti a casa, avvocato. Io vinco se sto almeno in terza posizione. Devo fare almeno terzo per vincere matematicamente. Se gli altri ti arrivano davanti, se ti arrivano dietro hai vinto a prescindere, diciamo. Esatto. Io devo comunque arrivare davanti a Perez e a Verstappen. Mentre per i costruttori io penso che non lo vinciamo, ragazzi. Sinceramente non sono preparato su Jeddah. Tecnicamente, per vincere i costruttori dovremmo fare primo e secondo. No, volevo capire dove erano, ecco, la comparazione con gli altri, team. Nella home page sta. No, quella è di tutto. Cosa? Però del singolo... Cioè, scusi ingegnere, sono 3 stagioni che lei fa i pezzi, ancora non ha capito dove è la differenza, andiamo malissimo comunque. Io vi ricordo che alla fine di questo video vi annunceremo quello che facciamo nella prossima stagione, che ovviamente faremo ma su F1 22. Ma tu avevi messo i pezzi scamuffi? No, però adesso li metto. Il secondo meno buono del primo componente è al 71%. Poi io ce n'ho uno poi proprio a zero. C'ho proprio in tonso ancora il cellophane. Poi ce n'ho uno a 21, quindi utilizzo quello a 21. Poi pure un altro a zero. Mamma mia, proprio. Allora, forse voi non sapete che abbiamo... noi carichiamo i setup da Steam, perché facciamo da PC. Perché siamo dei cialtroni che non sanno fare l'assetto. Esatto, siamo proprio delle capre. Teniamo sto tizio, sto utente, che si chiama Pizza Driver, quindi un nome e una garanzia, da dove prendiamo tutti i setup della carriera. Che la cosa bella è chiedersi perché la prima volta l'abbiamo scelto uno con sto nome. Dopo che abbiamo capito che i setup funzionavano, va pure bene. Ma la prima volta che ci ha detto il cervello di fidarci di Pizza Driver. Avvocato, la tensione. No, attenzione, stavolta non ce l'ho perché non conosco la pista, quindi non so preoccupato di dove fa qualcosa. Anzi, stasera sicuramente lei fa pollo, ingegnere, perché... Ecco, appunto. Bene, io ho rotto l'ala così, tanto per... L'hanno visto in mondovisione, avvocato. Dare il benvenuto a Jeddah. Beh, riuscì a sfasciare l'ala dopo 4 metri dall'uscita dai box. Comunque in Ferrari saranno molto contenti che se ne andiamo, sinceramente. Avvocato, tanto sono abituati. Appunto. Speriamo che non si blocca se è bloccato. No. Non so più cosa inventarsi il gioco. Pur di fermarci. Attenzione comunque alla corsia dei box. Non fare come Brasile che tagli la cosa, perché qua ti fa il cazziatone. Ah sì? No, perché fino adesso l'ho sempre tagliata praticamente. No, però a me a volte mi ha rallentato e mi ha dato una... Allora, Hamilton ha girato in 1:28.7. Però con le rosse, penso. Sì. Con le rosse, so buoni tutti con le rosse, avvocato. Io con le gialle ho girato 1:32.0. So buoni tutti. Questo sono proprio buoni tutti, porca Eva. Io proprio sta pista non l'ho ancora capita, diciamo. Ha lasciato qualche pezzo sul tracciato? È simpatica. Perché c'ho l'oppo? Perché c'ho un pezzo a 81%? Oh, raga, io ho messo... Perché mi ha messo io adesso c'ho tutti i pezzi rovinati. Ce l'ho tutti all'80%. Cioè, quelli buoni ce l'hai però ancora. No, non ce li ho. Cioè, io sono costretto a prendermi un altro pezzo del motore, avvocato. No.
Sono costretto a prendere 3. Come faccio ad avere questo all'81%, Cristo e Dio? Salutiamo Cristo e Dio che segue il canale. Guardate come andiamo a perdere sto mondiale. Se parti ventesimo non arrivi primo, ingegnere. No, ma io devo arrivare terzo. Ho capito, sono 17 macchine, cioè, su sta pista, mo io so che lei si sente confidente, però 17 macchine c'hanno una coda lunga, cioè a Monza siamo partiti ultimi e siamo arrivati sesto e nono, mo non vorrei dire, se lei se la sente più calda di Monza. Allora, qui si tratta di praticamente decidere se vuoi rischiare di rompere il motore o rischiare partendo ultimo di non riuscire a risuperare tutti. Scegliete quello che vuoi rischiare. Cioè, se qui ti senti più forte di Monza, allora sono d'accordo con te che ci provi. Se no, io proverei più a sperare che non si sfascia il motore. Ma devo stare cagato in mano per tutta, per tutta la durata del gioco. Chi c'ho dietro che rompe i coglioni stavolta? Passate, porca puttana, passa, deficiente. Chi è? Gasly, vaffanculo, guarda sto coglione. Avvocato, sta più attenzione tua a sto punto che io. Sì, no, ma mi sta nervosì sto fatto che si sta incasinando la situazione, perché ero convinto che stasera si festeggiava. Quanti giri ho fatto? L'ho fatti 6, quindi dovrebbe essere altri 4, sono 79. Estrazioni del lotto. Che cazzo sta dai numeri? Sì, perché devo capire se sto cazzo di motore ce la fa. Che faccio? Faccio l'ultimo tentativo oppure mi risparmio questo poco di motore? Per... Ma perché mi vuole dare responsabilità a me di scegliere? Dai, sono confuso. Quello che si sente, ingegnere. Dove la porta il cuore? Allora, proviamo, eh? Vai, prova, avvocà. Bene, direi che ho iniziato benissimo. Ma vaffanculo. Vola tra le curve. Sì, volo soprattutto fuori dai curve. Pole position. Sì, il giro brutto dell'avvocato Strex che... Se tu vinci, io posso anche arrivare... Cioè, sì, ma se tu scocci, io posso pure arrivare prima e vinco uguale loro. Perciò dico, cambio il motore, cambio i pezzi del motore, parto dietro. Tu vinci, arrivo sesto e ci andiamo a fumare il sito. Tu vinci, cioè tu vuoi basare tutta la tua chance di vittoria sul fatto che devo vincere io. Ma come, io soffro d'ansia e tu mi accolli sta roba. Vabbè, perché fare tutta la gara magari inutilmente perché mi esplode il motore così a buffo. Cioè non possiamo basare tutto sul fatto che devo vincere io, perché non vinceremo, ingegnere. Basare tutto sul fatto che forse i componenti ce la fanno. È più probabile che ce la facciano i componenti, non sono quello che vince le gare delle piste che non conosce. Non vinco manco a Monza, ma come cazzo faccio a vincere a Jeddah? Ingegnere, decida lei, dai, io non metto bocca, perché se mo per caso io gli dico di non cambiare i componenti e poi rompe il motore, lei ce l'ha con me per i prossimi 7 anni. Se io invece gli dico non cambi i componenti e poi non vinco, lei ce l'ha con me per i prossimi 7 anni. Quindi io come vada io... Vabbè, senti, non li cambio, vaffanculo, come va. Avvocato, tu che strategia c'hai? Io ho 7-6. Io pure, 7-6. Vabbè, allora rimaniamo e poi chi arriva prima... Chi arriva prima aspetta. Siamo come al cinema. La strategia del cinema. Sente rumori strani dal motore, ingegnere? No, solamente una liconcina, quella là dell'usura del motore, rosso peperone. Vabbè, in bocca al lupo. In bocca al lupo, ingegnere. A un certo punto va tutto completamente giù l'acceleratore, non riesco a... È quella la cosa difficile. Niente, mortacci sono, mi ha bruciato uguale. Sempre, pure Hamilton adesso mi ha fatto all'esterno. No, però Perez no, eh. Ok, we're monitoring somewhere on the ICE. Be aware that we will start to see a loss of power. Comunque loro i primi due giri tirano alla morte, eh. Poi dopo si umanizzano. È vero. Perez è molto vicino. Sta pure il DRS che aiuta. Sì. Perez è veramente molto molto vicino. Sta butta all'interno, io gli do una portata in faccia. Ok, per ora ha funzionato. Ingegnere, però la pregherei di avvicinarsi. Sì, però il fatto è che pure con la scia non li sto prendendo. Appena mi avvicino schiacciano il bottone tipo James Bond per tirare stelline. Devo cercare di restare in DRS di Hamilton almeno per il prossimo giro e poi dopo.
That's going to do additional damage to all other power unit components. Ok, mo c'ho la scia. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei... Use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Allora, nelle prime curve mi avvicino. Poi tipo nelle cose di velocità ovviamente mi allontano perché non c'ho la potenza. Ok, mo c'ho il DRS. Mortacci sua, mi stava a venire addosso per difendere sto stronzo. Vado, adesso non l'attacco subito perché poi faccio la verstappenata, nel senso che prendo il DRS dopo. Qui mi ha detto che sei fuori dalla sessione, ma vabbè. No, vabbè, non è vero. Ci stiamo avvicinando alla finestra. E riprendo il DRS dopo sul... Attenzione, su Verstappen all'esterno! Ah, no, lungo! Sono andato lungo. Mamma mia, ingegnere, ho fatto un sorpasso su Verstappen all'esterno. Io sono andato lungo e ho perso un sacco di posizione, a bocca. Vabbè, non si preoccupi, lei deve piazzarsi, se ricordi. Mannaggia, non ci voleva perché non sono nemmeno vicino a uno col DRS. Ah, lungo, ah. Uh-huh. No, aspetta, sto tagliando tutto, aspetta. Non faccia casino, ingegnere. Sto facendo casini proprio. No, raga, sto andando malissimo. Si riprenda, ingegnere, si riprenda. Se sta a giocare al mondiale, vengo lì e do due pizze virtuali, così si riprende. Io! Il fatto è che c'ho 2 secondi e questi qua c'hanno tutto il DRS, porcaccia la miseria. Vabbè, in questo momento comunque Perez è terzo, eh. Ma Verstappen è primo? No, Verstappen è secondo. Ah, buono. Il distacco dal tuo compagno è primo. Dietro di te è 9,8 secondi. No. Ah, ma perché non riesco a fare questa curva? Ingegnere, torni nel suo essere glaciale. Se ricordi che lei è quello del bagnato a Imola, che mi sembra molto me in questo momento. Questo fatto del motore mi ha destabilizzato. Sì, si riprende, ingegnere, dai che ce la fai. All'esterno su Verstappen, solo all'esterno si sorpassa qui. Ditta sorpassi all'esterno. No, e qua non si passa per sta. Oh, mortacci su, è voluto passare per forza. No, non passi, ti ho detto che non passi. Allora sei coccio. Io devo rientrare a sto giro, ingegnere, che faccio? Entra in sto giro. Attenzione comunque alla corsia box. Non fare come in Brasile che tagli la cosa, perché qua ti fa il cazziatone. Che cazzo? No, mi ha dato 5 secondi. Ma il cartello sta dopo. L'ho detto, non devi tagliare, porca troia. Non tagliato, mi ha dato 5 secondi perché la riga sta... No, vabbè, ma è scemo questo comunque. No, te giuro, è scemo. Ma porca troia, porca. Vabbè, sei un'ara campionato. Rimanga sul pezzo, ingegnere, rimanga sul pezzo. No, è impossibile, è impossibile. Avvocato, è impossibile. È impossibile. Ok, sei entrato in box. Sì. Terribile. No, ma è assurda sta cosa dei box, mi fa troppo rosica, cazzo. Distacco dall'auto dietro. Peggio ancora, 11° davanti il Tsunoda proprio. Ingegnere, io sto tirando a morte per cercare di recuperare sti 5 secondi di penalità. Ma sono un botto da leva. Non l'avrebbe poi dovuto prendere, avvocato. Sto sudato, tipo sai i film dove c'è sta la bomba, devi tagliare il filo rosso o il filo nero? Pure io. Dai che c'è il DRS, almeno Tsunoda potrebbe redimersi. Facendomi trenare sul gruppone. Tsunoda, renditi utile. Si renditi utile alla causa. Adesso me lo tengo davanti. Diventiamo amici. Dai, Ricciardo e Alonso si combattono. Bene.
Tsunoda si mette in mezzo. Dai, ingegnere, dai, su. Recupera, ingegnere. Qua adesso tutti hanno il DRS. Quello è il problema. Oh, errore, errore, errore. Errore. No, ho preso 3 secondi di penalità. Vaffanculo, tia. È finita qui, ingegnere. Ho preso 3 secondi di penalità, purtroppo. Ma Perez a quanto sta? A 5-7, ma io ero riuscito a uscire dai 5, ma ho sbagliato curva, ho preso un altri 3 e mo è finita proprio. È che stavo a tirare la morte per cercare di uscire dai 5 secondi. Mannaggia a me, mannaggia. Zuro, vaffanculo! Mi si è inchiommato proprio nel mezzo della curva veloce. E quindi stavo per perderla, però adesso è molto più lontano, non ce la faccio a ripigliarlo. Io più veloce di così non ci posso andare, ingegnere. Sì, però se non prendevi 8000 punti di penalità... Purtroppo sì. Però anche è vero che è colpa mia questa. Sto a 6 secondi e 3, guarda. Su decimo, purtroppo. E purtroppo io arrivo terzo, perché cosa sta a 6 secondi e 4? Cazzo. Vabbè, dai, ci abbiamo provato, avvocato. Sono arrivato, ingegnere. Decimo sono arrivato. Finisce così, mestamente. Vinto Verstappen, no? Sì. Mi dispiace, ingegnere. Lo so, però un po' il gioco. Un po' io ho fatto il coglione. Se io arrivavo primo, tu arrivavi comunque decimo. Tu facevi un punto. Verstappen avrebbe preso 18 punti e non mi avrebbe preso. Perez non mi avrebbe preso perché mi è arrivato un punto davanti. Avvocato, se l'arrivava prima io vincevo. Cioè, io primo ci sarei arrivato. Vabbè, avvocato, anche oggi si vince il campionato domani. Nel costruttore arriviamo addirittura terzi. Ricapitolando, il campionato finisce con l'ingegnere terzo e non siamo riusciti a vincere il campionato del mondo neanche questa volta. Che tenevamo 12 punti di vantaggio. Mai vista una cosa del genere. Quanto me ce rode. Si conclude mestamente in questa maniera, direi, la terza stagione e ultima su F1 2021. Ci ritenteremo però su F1 2022. Ma non vi diciamo dove andiamo in F1 2022, lo saprete nella prima puntata, ma una cosa ve la possiamo dire. L'anno prossimo io e l'ingegnere saremo rivali perché non staremo più nella stessa scuderia. All'avvocato sta stretto il ruolo di gregario adesso. E con questa notizia bomba, io direi di chiudere qui con la tristezza nel cuore, ingegnere, mi dispiace troppo che non ha vinto. Vabbè, però la vita è fatta così, di vittorie e di sconfitte.